E sì, e insistiamo su questo problema. Le leggi sono state rispettate, è il ministro che non le ha rispettate. Continua a dire che è colpa dell'INPS, i numeri sono colpa sua, e la colpa è sua perché? Per due motivi. Uno, perché ha deciso, chissà perché, di partire dal 4 dicembre. Se lo facesse partire come abbiamo concordato con la commissione parlamentare, saranno molti, molti, molti di più. Poi se la prende con l'INPS i numeri ce li ha solo lei. Perché? Perché sono gli uffici del lavoro locali che registrano gli accordi tra imprese e lavoratori. Quindi la smetta di dire bugie e risolva il problema di decine e decine di migliaia di persone che da 5 mesi sono lasciati senza dormire di notte a un enigma che hanno: se sono lavoratori o pensionati, non sono né l'uno e nell'altro. Devo dire che al ministro la vorrebbe gestire da sola, cioè senza comunicare a nessuno, no? Si è ripresa con i vertici dell'INPS semplicemente perché hanno reso noto, li accusa di aver reso noto dei dati che invece sarebbero dovuti essere noti da sempre. Qui siamo in presenza di una cosa fondamentale. Non, ma veramente, che attiene alla certezza del diritto, a come si è dei cittadini in un determinato paese, cioè che le leggi vengono rispettate, si è in presenza di un problema di giustizia, cioè che agli stessi requisiti devono esserci delle stesse soluzioni, e secondo me anche